Eccoci qua, di nuovo davanti a uno schermo, ancora una volta più forti, ancora una volta più motivati. E per questo nostro grande ritorno abbiamo pensato di raccontarvi la storia di questo nostro piccolo canale, dall'inizio. Tutto è iniziato più di 2 anni fa, quando io e Andrea, guardando il video di Daniele Doesn't Matter, ci siamo innamorati di questo grande mondo che è YouTube. Alla fine decidemmo di aprire il canale, precisamente nel mese di febbraio, poi con il passare dei mesi la voglia di inseguire il sogno ci passò. Dopo qualche mese, precisamente verso fine maggio, abbiamo caricato il nostro primo video, Cazzeggio Time, viva la paiga. Da lì a poco iniziarono i nostri primi piccoli e grandi traguardi, fra cui 50 iscritti. Questa cosa mi sono sempre vergognato a dirlo, ovvero che quando eravamo in prima armi copiavamo spudoratamente FabiJ per i gameplay, che se abbiamo fatti veramente pochissimi, e per il format Daniele Doesn't Matter. Naturalmente ci siamo dati da fare con serie di abbastanza successo rispetto ai nostri parametri, come mamme demoniache, comportamenti insopportabili e molto altro. E dopo il primo video aspettavamo ogni venerdì alle 3 il nuovo video di Daniele Doesn't Matter, che dopo averlo guardato ci dava la carica per iniziare il nostro nuovo video. Però all'inizio di questa nostra piccola carriera su YouTube consideravamo Daniele come un nostro arcangelo Gabriele, in questo caso arcangelo Daniele. E da qui inizia, sempre ovviamente rispettando i nostri parametri, la nostra vera carriera su YouTube. Dopo aver sudato per 6 mesi ci siamo guadagnati i nostri primi 50 iscritti, per noi un traguardo veramente impossibile. Poi, sopra ogni nostra aspettativa, dopo 2 mesi e mezzo, abbiamo guadagnato 150 iscritti, facendo 5 o 7 iscritti al giorno. Un traguardo veramente impossibile per noi. E abbiamo smesso per un principale motivo: la mancanza di collaborazione nel video da parte vostra. E questo non lo accettavamo, perché questo canale ci ha accompagnato per gran parte di questi 2 anni in cui siamo cresciuti sia fisicamente sia mentalmente. In poche parole, YouTube è stato per noi una specie di rifugio. E quando non ci andava bene qualcosa, lo comunicavamo attraverso i nostri video su questa splendida piattaforma. Ma non tutti sono stati così. Infatti ora io ringrazio di cuore tutti quelli che ci hanno seguito sempre, tutti quelli che hanno creduto in 2 ragazzini che a sua volta credevano in un sogno, diventare non famosi, soltanto conosciuti. E questo è tutto il nostro sogno, e pian piano lo realizzeremo. Forse. Ok, forse lo taglio. Forse. No, aspetta. Entrambi ci ricordiamo benissimo che all'inizio di questa nostra avventura avevamo un sacco di idee. È solo che pian piano sono sfumate e, infatti, in mancanza di idee abbiamo cominciato a fare gameplay, che hanno ricevuto tipo 2-3 mi piace al massimo. E pian piano ci siamo sempre più adattati alla massa. Adesso siamo tornati, ancora una volta più forti, ancora una volta più sudati, e abbiamo molte idee in testa che speriamo non sfumino. Adesso non cambieremo il nostro stile, cioè sì, cercheremo di migliorarci, ma sempre con la nostra testa, e chi ci vuole seguire ci segue. Ma adesso siamo più motivati di prima, con attrezzatura nuova, e se non ci credete, i cellulari ce li abbiamo qui effettivamente. Ma soprattutto adesso abbiamo nuove idee, un pensiero nuovo, un pensiero di persone più cresciute, che non si arrenderanno davanti a nulla e non cederanno mai. E adesso siamo qua, con 180 iscritti e tanti sogni. Ma vi posso dire soltanto una cosa: grazie. E infine, qualunque cosa succeda, qualunque scalino dobbiamo superare, noi siamo i naufraghi del web.